Per me non esistono amichevoli, nemmeno in allenamento. Il messaggio lanciato da Marco Baroni è forte e chiaro. A 8 giorni di distanza dal primo impegno ufficiale, vuole vedere il suo Lecce già carico e pronto per affrontare al meglio una stagione super impegnativa. E quale modo migliore di concludere il precampionato se no con una sfida storica qui in Olanda? Amici di All for Football e tifosi del Lecce, buon pomeriggio da Giorgio Basile e benvenuti alla Belenza Stadion di Heerenveen per la prima amichevole internazionale nella storia del club salentino. Questa è Heerenveen Lecce. Ryan Vera a sinistra, centrali di difesa saranno Tuia e Fabio Lucioni con Hjulmand a girare da regista, davanti alla difesa con Maier e Bjorkengren, mezzali poi Listowski a destra, Olivieri a sinistra, la punta è Massimo Coda. Eccolo Marco Baroni, come detto lui non vuole un atteggiamento da amichevole, lui questa partita la vuole assolutamente vincere. Si fa sentire il pubblico per questa amichevole, comunque importante, primo pallone che invece sarà dell'Heerenveen dopo il sorteggio con Henk Veerman, l'uomo che l'anno scorso ha segnato 14 gol con la maglia degli olandesi. Game on, si gioca al via questo Heerenveen Lecce, amichevole di lusso per entrambe le squadre, soprattutto per il Lecce che vuole testare la propria condizione quando manca una settimana all'inizio vero della stagione. Inseguito in mezzo al campo, rischia tanto, perde un brutto pallone, chance per il Lecce con Coda che prova a far avanzare la squadra. Coda cerca lo spazio per il mancino, poi grande imbucata per Olivieri, posizione regolare. Olivieri non riesce a girare con la giusta potenza in mezzo, taglio di Hjulmand che aspetta un compagno, cerca Vera, vince il rimpallo, tocca dietro per Olivieri. Buono il tacco di Coda, Olivieri pensa al tiro, la risposta di Mulder. Prima chance per il Lecce in questa partita, la triangolazione tra Olivieri e Coda con un ottimo colpo di tacco, poi tiro potente sul primo palo, non si fa sorprendere Mulder. Buona però la personalità del Lecce che guadagna il secondo calcio d'angolo dalla bandierina al quarto anno con la maglia del Lecce. Lo scorso per lui 37 presenze, 3 gol nel campionato di Serie B. Parte Maier. Pallone dentro, Coda! Si sblocca il match, ovviamente con chi? Con Massimo Coda, 1-0. Cross perfetto, Coda nemmeno esulta, troppo facile per lui, anche se era tutt'altro che semplice girarla così in porta. Con questa potenza, lo rivediamo, si stacca bene. Poi colpo di testa bellissimo, non può arrivare Mulder. Vantaggio per il Lecce di Marco Baroni. Con Maier guadagna metri la squadra di Baroni. A destra Listowski, sovrapposizione di Jandrei. Cross dentro ancora per Coda che non arriva di pochissimo. Poi Van Ewijk rischia anche l'autogol. Mentre rivedete anche in grafica i nostri sponsor. Garofalo, agenti di assicurazione, asfalti, Isolbit. E anche la banca popolare pugliese. Veerman cerca il pallone davanti, ancora Veerman, si chiude bene il triangolo, Veerman! Il pareggio dell'Heerenveen, ha fatto tutto alla grande Joey Veerman, il triangolo con Halilović e poi non può nulla Bleve su questo tiro, 1-1. Tanti giocatori intorno a Veerman che però si è liberato bene, è calciato con il piattone. Cross dentro, Lucioni allontana così così, altra chance per l'Heerenveen che calcia però alto con la squadra sedicesima con appena 10 punti. Da quel momento in poi 10 vittorie che hanno riportato in avanti la regina. Qui pallone interessante per Veerman, la risposta di Bleve che salva Lecce dopo l'errore di Vera che non ha visto alle sue spalle l'arrivo di Henk Veerman. Decisivo Marco Bleve. In incontro Maier c'è anche Hjulmand. Finisce qui però un bel primo tempo, giocato molto bene da Lecce, sicuramente di più nella parte iniziale dove era anche arrivato il gol di testa bellissimo di Massimo Coda, poi 13 minuti più tardi il pareggio di Joey Veerman, un'ottima azione personale conclusasi con un triangolo con Halilović e poi il tiro a battere Bleve. Bleve che è stato decisivo nella parte finale del primo tempo con una grande parata su Henk Veerman.
Stanno tornando le squadre per l'inizio del secondo tempo, sta diluviando qui in Olanda, vedete Massimo Coda, l'autore del gol dell'1-0 che aveva sbloccato il match prima del pareggio di Fehrman, è la prima amichevole che il Lecce disputa fuori dall'Italia. Game on, si gioca la via il secondo tempo di Heerenveen Lecce, primo pallone giocato a destra, anzi un po' di cambi ci sono mentre arrivano dei tuoni impressionante qui in Olanda, è entrato Calabresi, immagino al posto di Gendry, proveremo a fare ordine mentre rientrano intanto i giocatori negli spogliatoi, match momentaneamente sospeso a causa di questo forte temporale. Purtroppo sentite i fischi del pubblico qui alla Belenstra di Heerenveen, purtroppo è ufficiale, partita cancellata, visto la pioggia che sta scendendo sulla cittadina olandese.